Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e come ogni martedì esce un nuovo video delle Makeup Angels, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Betty. Per questa settimana faremo un makeup abbastanza particolare perché faremo un makeup anni 70 perché la Lizzie ci vuole sempre mettere alla prova, specialmente a me perché Betty è bravissima. E mi ha chiesto di, e ci ha chiesto, scusate, ci ha chiesto di fare un make-up abbastanza particolare perché lei mi dice di fare un make-up proprio per quanto riguarda Coachella. Io esattamente non vi so spiegare che cosa sia, ma sicuramente lei nel suo video lo spiegherà di sicuro. Io so soltanto che ci vanno un sacco di Io so soltanto che ci sono un sacco di persone e che è un posto bello dove fanno concerti e cose varie e dove il make-up è abbastanza, devo dire, abbastanza particolare. Mi sono munita di correttore chiaro perché voglio fare un trucco abbastanza particolare, come vi ho detto, e anche dai colori tipo tenui, abbinati anche alla felpa. Ho messo le orecchiette perché non ho fasce o altri tipi di cose. E voglio fare un make-up utilizzando sia questa di Rude Cosmetics con questi colori così. E poi attingerò sicuramente da quelli di Neve Cosmetics che chiarissimi e scurissimi, se non mi sbaglio, gli arcobaleni, no, intensissimi. Chiarissimi e intensissimi. Comunque, vedrete mentre faccio il make up, lo vedrete ovviamente in azione. Iniziamo subito nel mettere iniziamo subito nel mettere il primer occhi e ovviamente, come vi ho detto, metterò una base abbastanza chiara perché voglio che questi colori siano belli accesi e non colori smorti. Come vedete, questa base è molto molto chiara. Poi andiamo avanti e io voglio prendere un colore di transizione e vediamo dove cingo. Questi sono troppo chiari. Questi sono troppo scuri. Vabbè, andrò con il violetto qui della palettina di Rude Cosmetics, questo qui, e lo metto, utilizzerò proprio direttamente la palettina e lo metto proprio qui e lo sfumo. Aprendo ovviamente l'occhio, non so se si riesce a vedere lo sfumo. Io questi ombretti li ho già utilizzati, in caso ve li metterò qui nelle schede il video dove utilizzo proprio gli ombretti di Rude Cosmetics. Se non mi sbaglio, utilizzo proprio questa. È molto carina come palettina, e gli ombretti devo dire che si applicano e si sfumano abbastanza bene. Poi ho intenzione di mettere un viola e io utilizzerò questo qui della palettina. Voglio fare un trucco abbastanza colorato perché ho scelto delle fotografie e ho preso proprio dei colori che mi piacevano di più in assoluto e quindi ho deciso di fare un make-up. Non faccio cut crease perché poi andremo a mettere qualche cosa al di sopra. Quando applico il colore lo sfumo leggermente così da amalgamare tutti e due i colori per non avere un distacco tra un colore e l'altro. Vado a mettere di nuovo il viola per accentuare il colore. E poi nella parte finale vado a mettere un verde acqua. Per questa cosa invece utilizzo sempre il colore
perché lo voglio abbastanza chiaro. Applico proprio il colore bianco nella prima parte. Ovviamente, essendo una palpebra da persona matura, devo tirare un pochettino. Non metto subito il colore perché preferisco che un pochettino si assesti. E quindi dopo lo andremo a mettere. E andremo a mettere questo azzurrino qua. Ovviamente, quando mettete un altro colore, cercate di sfumare tutti e due i colori perché sennò si vede il distacco e non è molto carino esteticamente. Io lo faccio sia con il verde che poi con il viola. Allora, dopo aver fatto la parte iniziale, vado sempre con il viola chiaro, che sarebbe questo qui, e vado sempre a sfumare questa parte, perché sennò l'occhio sembra più si abbassa, diciamo, leggermente, invece noi non vogliamo questo. Comunque, avevo detto di utilizzare un bel po' di palettine, ne ho utilizzato solo una. Cioè, è stupendo fare video, è una cosa bellissima perché inizi dicendo una cosa e finisci con fare altri 100. Comunque, vado a intensificare anche il viola. Così. Allora, vado a fare l'altro occhio, metterò mascara, anche un eyeliner, però mi devo avvicinare, quindi vi tolgo questo, diciamo, questo fastidio. Credo che farò anche la base e noi ci vediamo dopo. Allora, ho fatto l'altro occhio, ho fatto la base, ho incipriato il tutto. Adesso andremo a utilizzare altri colori, ma mai finirò di utilizzare questa perché è inutile prendere altri colori. E volevo prendere sinceramente questo azzurrino qui. Abbiamo utilizzato questo che dovrebbe essere un verde acqua e utilizzeremo questo qui, un azzurrino leggero, leggero, leggero e lo andremo a mettere in una forma leggera e l'andremo a mettere nella parte di sotto, esattamente qui. Ho messo dei glitter, ma adesso vi dirò cosa ho messo e tutto. Un po' di pazienza. E dopo vado a mettere il viola, questo che va sul blu. Vado a mettere questo viola. Ovviamente vengono fatti dei colori molto molto particolari e stravaganti. E dopo vado a mettere il glitter che avevo messo sopra. Allora, stavo utilizzando questo, ma come vedete, cioè, l'ho trovato diviso. Però mi capitava spesso che si alzava una specie di patina. Io lo shakeravo, come vi faccio vedere, lo shakeravo. E diventava tutto omogeneo. Ora cosa è successo? Che quando l'ho messo sugli occhi, sinceramente un po' mi ha fatto lacrimare, quindi non lo so se utilizzarlo o meno. Io lo utilizzerò questa volta, ma lo butterò perché non mi fido tanto, ma ormai che ci sono, lo utilizzo. Ed è questo eyeliner di Pupa che fece uscire Clio quando fu. Non mi ricordo quanti anni fa. Io lo trovai quando poi nessuno lo cercava e sono riuscita a trovarlo.
L'unica cosa che farò è butterò il contenitore, butterò il contenitore di dentro, cioè l'unica cosa che farò, butterò la parte di dentro e utilizzerò il pennellino per fare tipo questi tipi di applicazione. Ovviamente ha bisogno di più passate, quindi credo che proprio non sia più adatto. Non lo so se si vedono i glitter. Comunque era molto molto bello. Vabbè, fa niente. Metto il mascara nella parte sciungabello. Metto il mascara. Anche nella parte di sopra ho messo questo qui di Astra, che sapete tutti che mi piace tantissimo. Loro mettono in evidenza tantissimo le ciglia, quindi abbondiamo, abbondiamo. Bene, nel frattempo, un minuto. Vabbè, ho un po' la faccia. Allora, ho un po' il viso screpolato, ma è dato anche dalla secchezza del mio viso. Allora, vi spiego su per giù cosa ho utilizzato. Allora, come mascara, come vi ho detto, ho utilizzato questo qui di Astra, mi trovo benissimo, quindi lo utilizzo spesso. Come fondotinta Astra e come cipria Astra, sono i miei must have, quindi li adoro e li utilizzo spesso. Blush. Come blush utilizzerò questa di DMT e prenderò proprio una colorazione abbastanza sul malva, proprio per rimanere in tema con tutto il viso, sinceramente. I colori sono molto molto pigmentati, eh? Fate attenzione. Vedete? Poi, come contouring utilizzerò anche questa qui di DMT e prenderò il colore che di norma dovrebbe essere chiaro per me, però utilizzerò questo perché non voglio una cosa troppo, troppo evidente. Devo dire che queste terre mi piacciono. Io mi dimentico sempre che il contouring si fa, cioè si dovrebbe fare prima del blush, io lo faccio dopo. Non vi so dire il motivo. E poi cerco di sfumarlo bene, portandolo anche più sopra. Poi, come illuminante, credo di utilizzare sempre questa di DMT, visto che ce l'ho tutti qua a portata di mano, e prenderò questo qui. Utilizziamo questo, abbastanza scrivente. E lo voglio mettere anche nella parte iniziale, ma credo di utilizzare un altro pennello. Allora, dopo aver fatto tutto questo, adesso andremo a mettere un illuminante. Loro lo chiamano illuminante, ma ovviamente è un'esplosione di glitter. E lo andremo a mettere. Aspettate che trovo un pennello adatto. Andremo a mettere proprio all'inizio dell'occhio, vediamo se riesco. Si nota? Perché ovviamente al Coachella si illumina di mensa. Mi sono illuminata. No, devo dire che è molto molto bello. Non è proprio un illuminante, però devo dire che è molto molto bello. Per quanto riguarda le labbra,
Allora, scusate, ma io avevo detto che avevo preso la, avevo preso, avevo messo l'applicazione nel cellulare per quanto riguarda il bere, perché non bevo assolutamente, e oggi vi faccio sapere cosa bevo, ed è della marca Sir Winston Tea, che è questa. Ed è un tè nero alla pesca, ed è un deteinato. Sinceramente mi piace questa. È la terza o quarta volta che lo bevo e mi piace. Col fatto di non bere, almeno mi suona la sveglia e riesco a bere qualcosa. Continuiamo, stavamo dicendo di mettere qualcosa di particolare sulle labbra. Allora, vado a mettere questo qui di Mix. E poi andrò a mettere questo qui di Huda Beauty, che è il Ritz, e lo vado a mettere, vi faccio vedere se non mi cade lo specchio. Questa è la mia versione. Ovviamente ho fatto un qualcosa di particolare, ho messo questo sulle labbra perché spesso capita di vedere proprio delle labbra molto molto particolari, glitterate, molto stravagante, e quindi ho deciso di finire il make-up con questo, con questa proposta per quanto riguarda le labbra. Bene ragazzi, il make-up è finito, questa è la mia proposta. Ovviamente scrivetemi giù nei commenti tutto quello che pensate per quanto riguarda questo make-up, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, quello che vi pare, scrivetemi qualsiasi cosa. Come vi dico sempre, basta essere educati. Ovviamente io sono molto ma molto curiosa di vedere cosa hanno combinato le altre due, perché sono sicura che lì in make-up sarà proprio una cosa spettacolare, perché loro due sono bravissime. Non lo dico perché collaboro con loro, ma perché è la pura e sincera verità. Quindi, dopo aver finito questo video, andate a vedere il video di Fabiana Lizzi e Betty 82, e ditemi cosa ne pensate. Se siete già arrivate nei loro video e passate di qua, ditemi cosa ne pensate. Io ovviamente li saluto, li mando un grandissimo bacio, e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, ma veramente se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!